Allora, i tre punti del nostro programma fondamentalmente sono: uno è svegliare la città, perché materialmente ha bisogno di essere, dare nuovamente vita alla città, perché la città di Biella purtroppo è molto spenta. Secondo problema, un problema fondamentale, sono i collegamenti, cercare di collegare bene la città con le strutture delle grosse città satellite, in realtà i satelliti potrebbero essere noi, e poi la terza possibilità è quella di investire moltissimo sull'ambiente con tutta una serie di interventi che sono previsti nel nostro programma, già inseriti. Guardi, conoscendo un po' il territorio, ve le dico che fondamentalmente è molto diverso, è molto complicato cercare di condividere i servizi, già ci sono stati diversi problemi. Sicuramente si può utilizzare moltissimo la digitalizzazione, però bisogna veramente fare squadra con gli altri, specialmente per quanto riguarda alcuni servizi pubblici. Io per esempio faccio notare il problema che c'è stato nella struttura ospedaliera di Biella, già per quanto riguarda il problema dei parcheggi, abbiamo avuto problemi da diverse strutture. Quindi capite bene che effettivamente ci vuole un passo avanti da tutte le parti per cercare probabilmente di puntare come indirizzo fondamentale quello che è l'interesse della gente, non il singolo egoismo del piccolo centro. Guardi, è un problema sicuramente complicato quello di potersi trasferire fuori o di cercare lavoro. Ci sono due questioni fondamentali. Allora, una sicuramente è quella di rendere la città molto più appetibile per i giovani, quindi il cittadino deve avere il piacere di vivere a Biella e quindi fondamentalmente la città deve essere una città vivibile, i servizi già ci sono, ma deve essere molto più viva, deve essere accogliente, quindi deve avere il cittadino il piacere di vivere. Seconda cosa, attenzione, parliamo di vivere a Biella. È estremamente complicato pensare che tutti i giovani possano trovare lavoro a Biella, però se il giovane o una persona giovane è costretta a spostarsi a lavorare fuori, tipo Milano, Torino, non per questo deve per forza cambiare la residenza. Se ci fossero dei collegamenti adeguati, addirittura degli incentivi per restare in città, potrebbe essere un'opportunità per il biellese giovane poter anche lavorare fuori, ma continuare a vivere a Biella. Guardi, io le racconto l'esperienza personale di vita. 20 anni fa, quando sono arrivato, io arrivavo dalla Sicilia, dove i problemi erano tantissimi. E arrivai in un centro Biella, dove effettivamente la qualità della vita e la bellezza della città era di gran lunga superiore ad alcune problematiche di servizi. Incredibilmente, dialogando con il cittadino biellese, costantemente si lamentava di tutto. Probabilmente non conosceva altre realtà, perché lamentarsi veramente è assurdo. Il problema è che ci vuole un'autocoscienza del cittadino biellese, quella di rendersi conto delle potenzialità che ci sono in città che non vengono sfruttate. Probabilmente bisognerebbe apprezzare più le cose che ci sono ed essere mentalmente molto più aperto. È assolutamente, l'ho detto nella domanda, vero il fatto che ci si lamenta troppo, ma non si è mai disponibile ad accettare la novità per poter cambiare la città. Qualsiasi proposta che noi abbiamo fatto in questi anni è stata accolta sempre con grossissimo dubbio, con grande perplessità. Non possiamo guardare il futuro con costante dubbio, perplessità, se vogliamo veramente cambiare. E in questo caso probabilmente il ruolo fondamentale lo giocate voi giovani. Guardi, il problema già delle periferie, oggettivamente lo stanno affrontando tutte le amministrazioni, perché comunque si sta incentivando moltissimo i finanziamenti per il recupero. È anche vero che la periferia va individuata come zona residenziale e dove naturalmente la gente deve vivere serenamente. Il problema del collegamento col centro probabilmente è più problematico, perché metto un po' in discussione,
credo che tutto questo fermento oggi a Biella nel centro non ci sia. Bisognerebbe probabilmente investire moltissimo anche sul centro per renderlo molto più attivo e vivo, perché la zona di Vietà, la zona dei giardini Zumaglini effettivamente risente di un certo torpore che dura dagli anni. Probabilmente una città bella in periferia, vivibile, è ancora più vivibile laddove il cittadino possa spostarsi dalla periferia, andare al centro storico e trovare un centro storico vivo. Noi abbiamo indicato in programma alcuni elementi, ve li indico in sintesi, probabilmente uno che è quello dell'investimento dello street art per cercare di dare un'idea giovane della città e non restare un'idea molto grigia della città degli anni 60. Lo stesso discorso è quello di dare molta più vita ai giardini Zumaglini, che potrebbero diventare un'agorà naturale, un'agorà che nella città manca. E quindi in questo senso si potrebbe collegare l'area centrale viva, motore della città, e un'area residenziale esterna dove la città vive, naturalmente i cittadini vivono bene, e probabilmente però quelli del centro non si devono lamentare se si crea un po' più di rumore, perché fa anche bene.